Salve a tutti amici di YouTube, qui è MichiPer97 che vi parla e qui abbiamo una decklist Evil Swarm che ho fatto molto velocemente senza starla tanto a testare, l'ho testata veramente poco e devo testarla di più perché io volevo giocarlo questo mazzo e quindi vabbè, adesso andiamo a vedere la decklist. Allora, tre Entrop che sono i target di Rabbit, ti permettono subito di fare l'Ophion. Se te ne capitano due in mano, li rendi praticamente tutti e tre gialli. Un Dud, perché comunque il controllo del cimitero qui, bene o male, cioè, è bene o male, è così, non è proprio perfetto, però qualche volta lo riesce a calare. Io l'ho calato, grazie anche a questi tre che comunque tipo ti riescono a calare i numeri di Dark al cimitero. Tre Castor, perché ti fanno evocare il secondo Eastworm, quindi è buona perché ti permette subito di calarti l'Ophion o quant'altro. Poi abbiamo i tre Arashvelg, perché tu di primo parti setti l'attacco attacca Flippy Arashvelg, gli fai già un Xyz che si è già evocato, glielo rimandi dentro perché pa mi partono sempre di tour a me. E questi tre sono forti perché comunque sono dei alti di difesa, non sono bassi gli attacchi. I Kerikeion, bandisci uno, aggiungi uno dal cimi, comunque riesci a modificarti bene il cimitero per evocarti anche il Dud, ma non è questo il suo reale scopo. Il suo reale scopo è che magari ti bandisci un Heliotrop per prenderti un Castor e lì riparti di combo. Due Ketos spaccano dietro tributando. Io volevo toglierne uno per metterci il Lantern perché mi sono accorto che comunque contro uno Spirit Reaper questo mazzo diciamo che non è che lo fa fuori subito. Ecco, con un Lantern almeno se è tanto random me lo tengo in mano fino a che non ce n'è bisogno. Comunque sicuramente toglierò un Ketos. Due Mandragore entrano special, questo ti fa subito il più uno che ti serve per evocare il secondo Eastworm per farti l'Ophion. Tre Thunderbird che sono i nuovi Wind Up Rabbit, perché lo bandisci quando viene attivata qualsiasi cosa e ritorna dopo con 300 punti d'attacco in più, quindi è fortissima sta carta, troppo forte. Un Rabbit perché secondo mi sembra un po' inutile, due tour, anche se mi fanno warning sul Rabbit, comunque questi qui me li tengo in mano belli buoni come 1950. Due tour perché fanno degli Xyz che possono aiutare a stallare per fare un Bitone, un Levy Air, uno del Minus. Un Dark Hole, tre Pandemic, sono fortissime, un Reborn, due Tifoni e poi qua tutte le trappole le conoscerete anche voi. Volevo metterci anche una trappola degli Abyssal, non mi ricordo bene come si chiama, ma comunque ce la metterò sicuramente. Va bene, andiamo a farci un bel duello, naturalmente faccio deck profile insieme a duel, così faccio tutto insieme. Ok, vediamo un po' come parto. Parto per primo, perfetto. Proprio quello che mi serve. Allora, vediamo un po' come partiamo. Diciamo che questo mazzo è fatto apposta per farti calare subito di primo turno come si, porca miseria, l'Ophion, ecco. E infatti già prendere Castor di primo, vedete come può essere già utile, perché ti evochi il secondo e subito vai già a fare l'Ophion. Io sinceramente, ragazzi, non so come ho fatto a battere sto mazzo, se, cioè ho tutto sto mazzo, non ho mai perso, scusate, non ho mai perso con sto mazzo contro DV, cioè con DV ho sempre battuto Abyssworm, non so come ho fatto. Credo i miracoli esistono in Yu-Gi-Oh! Che Abyssworm gli sta sopra il DV, cioè di brutto, se non spacca di grafa. Infatti, gli specchi in prigione ombra, ragazzi, qua fanno male. Allora, noi, ecco, già, io già temo una tempesta, la setto perché, cioè, sarebbe istintivo a tutti, ma io guardate, tanto lo so già che mi farà tempesta, guardate, attenzione. Oh, ma guardate, ma che novità, che novità, che novità. Chain, intanto faccio chain sull'Ophion, almeno è immune, guarda,
Io sono un veggente, io ogni cosa che dico succede, ma porca miseria, merda. Speriamo che non mi giochi, se gioca Chaos Dragon ci godo. Comunque, cioè, una giocata giusta sarebbe stata mettere solo un torrenziale, non perché adesso che ha giocato Tempest sarebbe stato meglio, ma è sempre meglio non rischiare. Però ragazzi, io sono fatto così, non riesco a non giocare, non riesco a non settare tutto. Cazzi tuoi se odi Ofion, mi dispiace, ti arrangi. Ecco il Ketos, sicuramente lui setterà qualcosa. Allora il tifone, speriamo che tributandoti. Oddio, no, questo qua è quel mostro di. Gua, questo qui è il deck di quei draghi lì. No, Giga pianta. Un plant? Scusate ragazzi che rispondo. Quanto mi dispiace che ti dia fastidio. Non sono affari che mi riguardano. Allora, l'unico rischio adesso sarebbe un bel TT in faccia, ma proprio secco così. Reborn. Infatti ho fatto una gran cazzata. Allora, ma porca miseria. Vabbè, proviamo così. Voglio vedere. Dai, fammi mo TT. No, TT non c'è! Mio Dio, che miracolo! TT non c'è! Oddio, quitta? Perfetto. Va bene, ragazzi, anche se si era già messa male la partita, comunque, vabbè, ma ha fatto un meno 3. Sì, purtroppo devo chiudere il video così. Con un semplice Ketos e Ofion, vabbè. La decklist la devo migliorare, cioè è migliorabile assolutamente, cioè è proprio tutto da rifare praticamente. E adesso niente, adesso vi faccio sapere il prossimo video che cosa faccio. Probabilmente farò parlerò del metagame 2013, poi farò vedere la decklist delle Z-Flame e poi adesso volevo pubblicizzare anche Scrap Dragon, che è stato gentilissimo con me, quindi iscrivetevi al suo canale subito. E anche la pagina di New Ninja Master. E per ultima cosa vi dico che. Vediamo un po'. Vi dico. Ah sì, sul mio canale, ragazzi, i canali in primo piano con meno iscritti verranno messi prima, perché voglio aiutarli ad aumentare gli iscritti. Spero che questa cosa non susciti discussioni e non voglio avere discussioni. Quindi niente, io vi saluto, MikiPS96 vi saluta, ci vediamo alla prossima con il prossimo video e ciao a tutti!